Val d'Ultimo, dove le tradizioni sono ancora custodite e rispettate, la qualità dei prodotti è genuina. In questa zona meravigliosa abbiamo prodotti unici grazie all'acqua incontaminata, ai prati profumati delle malghe e l'aria pulita della montagna. Tutto è rimasto come una volta. Le mani esperte dei contadini di montagna danno vita, con non poca fatica, a prodotti autentici e di alta qualità. Vengono mantenute vive le tradizioni che esistono da centinaia di anni e che hanno contribuito alla bellezza di questo paesaggio, puro e incantevole. È così che qui la gente ha tutto quello che serve per sopravvivere. Solo prodotti selezionati dei singoli masi sono scelti da DEELEG, la cooperativa produttori agricoli Alta Val di Non e Val d'Ultimo. Venite con noi. Nel maso biologico Unterschwaighof vengono prodotti formaggi di montagna. Rispettando la tradizione tramandata di generazione in generazione e adattandola pian piano alle esigenze dei giorni nostri, nasce un formaggio delizioso. Da non perdere il formaggio con i fiori di montagna, una vera e propria festa per i sensi. Anche in Alta Val di Non, ai piedi di Monte Luco, i contadini di montagna hanno lavorato sui prati in modo rispettoso e sostenibile, conservando le tradizioni e creando prodotti sublimi. Il Monte Luco, Laugen in lingua tedesca, ha dato il nome anche ai famosi Laugenrinder, bovini soprattutto di razza grigia o bruna, che, allevati in questo ambiente naturale, regalano una carne morbida e delicata. Grazie alla collaborazione con i macellai locali e gli estimatori della buona cucina come Karl Telser, la carne delicata del Laugenrind viene sapientemente preparata per creare un goulash favoloso da servire nei migliori ristoranti o nei punti vendita selezionati. Oltre al goulash vengono proposti altri ottimi piatti di carne. In questo modo il buon gusto è protagonista in tavola. Al maso Wiedumhof le salsicce, il prosciutto e soprattutto lo speck vengono ancora prodotti a mano. Lo speck trattato con sale ed erbe aromatiche si trasforma in autentica qualità. Un prodotto che permette ai contadini di vivere in questi luoghi incantati, offrendo una concreta opportunità anche per le future generazioni. Al maso Kerschmerhof il pane viene preparato come nei secoli scorsi utilizzando il forno a legna per cuocere il pane di segala con lievito ed erbe aromatiche di montagna. DEELEG, che riunisce più di 170 agricoltori di montagna, è il simbolo di questi prodotti autentici e sempre freschi. La qualità è garantita dai contadini di montagna e tutto è semplicemente una bontà.